Ben ritrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale. Con il voto dei ballottaggi di ieri si è chiusa la lunga tornata elettorale che in provincia di Salerno ha portato all'elezione di 33 nuovi sindaci dei comuni che erano chiamati al rinnovo delle cariche amministrative ed è stata una vera e propria rivoluzione. Soltanto a Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha ottenuto, anzi rinforzando la sua posizione a Mercato San Severino. Il favorito Bennett esce sconfitto contro il più giovane Antonio Somma, plebiscito per Paola Lanzara a Castel San Giorgio, che aveva stravinto contro il De Luchiano Donato. Ottima affermazione di Carmine Pagano, Rocco Piemonte, risicato invece il successo di Rescigno a Bracigliano. A Capaccio Pessum, Vosa lascia dopo aver perso contro Palumbo al ballottaggio di ieri. Dunque il centro-sinistra, alla luce di questi risultati, tiene soltanto in pochi centri. Una sconfitta per il governatore De Luca e un successo netto per le composizioni civiche, segno tangibile che i cittadini hanno preferito scegliere le persone piuttosto che i partiti. Flop anche per il Movimento 5 Stelle che in queste amministrative ha dunque raccolto le briciole. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere quello che è successo a Mercato San Severino con l'affermazione di Antonio Somma, 37 anni, commercialista, che è sindaco, però non ha la maggioranza in Consiglio Comunale. Vediamo. Sì. Non è vero che nessuno se l'aspettava. Il vento del cambiamento soffiava forte già qualche tempo nella città di Mercato San Severino. Una voglia di discontinuità rispetto al passato, con l'intenzione di affidarsi a volti nuovi, giovani professionisti vogliosi di mettersi al servizio della gente. La vittoria di Antonio Somma è una miscela di tutto questo e, seppur risicata dopo un ballottaggio vissuto al Cardiopalma, voto per voto, non è sorprendente. Somma è riuscito ad assicurarsi la fiducia di quella fetta di elettorato nel primo turno del voto dell'11 giugno, non aveva scelto lui e Bennett, e ha scompigliato le carte provocando una sconfitta che il Partito Democratico certamente non poteva preventivare. Stavolta, dicevano i deluchiani, senza Romano e un centro-destra forte vinceremo a mani basse, ma così non è stato. Enzo Bennett si è fermato sul filo di lana. Così è stato al primo turno, quando non è diventato sindaco per una percentuale irrisoria. Così è stato anche allo spareggio, chiamiamolo così, contro il giovane Somma. 42 voti, solo 42, la differenza totale. 5.948 per Somma, 5.906 per Bennett, il 50,18% delle preferenze contro il 49,82, un'inezia. E mentre Somma ha dichiarato, stanchissimo intorno alle 3 della scorsa notte, che bisogna mettersi subito al lavoro, Bennett potrebbe presentare ricorso per cercare di ribaltare l'esito del ballottaggio. Al rappresentante del centro-sinistra comunque non sono bastate le passerelle insieme al governatore De Luca in città. Un De Luca che prende una mazzata non da poco, vista la convinzione di aver già vinto prima di scendere in campo. Antonio Somma, 37 anni, commercialista, revisore legale e dunque sindaco di Mercato San Severino, ma dovrà vedersela con una situazione già molto delicata perché avrà una maggioranza molto risicata. Il sistema elettorale infatti gli concede solo 4 consiglieri di maggioranza: Eliana Landi, Gaetano De Santis, Giuseppe Albano ed Erminio Della Corte. In opposizione invece ci saranno in partenza Fabio Iannone, Antonio Basile, Michela Amoroso, Gerardo Figliamondi, Luigi Lupone, Vincenza Cavaliere, Felice De Santis, Rosario Bisogno, Vincenzo Bennett, Angelo Zappoli, Edoardo Caliano ed Anna Lucia Grimaldi. Ed ora andiamo invece a sud di Salerno, a Capaccio Pestum, dove c'è stata la vittoria di Palumbo, e Vosa, subito dopo aver capito che ormai non poteva più farcela, si è dimesso, ha lasciato tutto. Vediamo. Franco Palumbo, ispettore del lavoro di professione, precedentemente sindaco di Giugano per 3 mandati consecutivi, è il nuovo sindaco di Capaccio Pestum. Il neoeletto primo cittadino, che a sorpresa
si è sbarazzato dell'uscente superfavorito Voza al ballottaggio, già guardava al futuro del centro alle porte del Cilento, pensando in un'ottica di crescita e di sviluppo del territorio. Turismo, agricoltura, ambiente sono i tre cardini principali del programma di lavoro del neosindaco che, con il 59,49% dei voti, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza di Voza, fermatosi al 40,51%. Questa vittoria straordinaria che voglio dedicare a tutta Capaccio, perché Capaccio finalmente si è liberata di quella cappa di oppressione che per troppi anni ha condizionato tutto. Però io so che bisogna immediatamente guardare al lavoro, perché io sono uno che guarda subito al lavoro e fare quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Il mio pensiero subito agli avversari, perché è giusto che io abbia grande rispetto e ringrazio l'ex sindaco della telefonata che mi ha fatto già gli auguri e quindi ho apprezzato la sua grande signorilità. E dunque, alla luce dei risultati del ballottaggio che hanno chiuso il cerchio per queste elezioni amministrative 2017, dal punto di sul fronte politico è evidente che Nocera Inferiore resta l'unico presidio del centro-sinistra, oltre ovviamente ad avere un importante apporto delle liste civiche. Ne abbiamo parlato questa mattina con il sindaco Manlio Torquato, sentiamo. All'indomani delle elezioni amministrative, compreso il turno di ballottaggio di ieri, Nocera Inferiore resta l'unico presidio di un centro-sinistra compatto. Ma c'è di più, è un laboratorio politico dove l'esperimento di una coesione tra liste civiche e partiti strutturati ha dato dei risultati importanti, se si tiene conto che le civiche hanno raccolto quasi il 24% su un totale del 62%, quindi non hanno avuto un ruolo di semplice comparse. Ne abbiamo parlato questa mattina con il sindaco Manlio Torquato mentre sfogliava i giornali soffermandosi proprio sulle pagine politiche. Rassegna stampa, momento quasi intimo nella stanza del sindaco. Ma è una rassegna stampa interessante, perché dice un po' quello che è accaduto intorno a noi e con una sorpresa, sembrerebbe almeno da questa prima lettura, sul mercato San Severino, con una vittoria di Antonio Somma su Enzo Bennett, che era il candidato del centro-sinistra e del Partito Democratico. E come lei commenta questo? Ma, io credo che le elezioni comunali hanno sempre una loro specificità, forse tranne che nelle grandi città dove c'è un voto più politico, pensiamo a città importanti, grandi come quella di Genova, ad esempio, Padova, Verona, lì sicuramente si può parlare di un voto tendenzialmente più politicizzato, però poi il grosso dei voti sulle preferenze comunali riguardano sempre i sindaci e le coalizioni amministrative più che altro. Mercato San Severino sembra che la spinta De Luca non abbia ottenuto dei risultati, anche se sono minimi i riscontri, le differenze delle schede, dei voti, e sembra che già sia stata chiesta la riconta delle schede. Ma ripeto quello che ho detto, nei comuni medio, medio piccoli conta il candidato sindaco, molto contano i candidati al consiglio comunale, non penso si possa dire se ci siano incidenze del cosiddetto effetto o non effetto De Luca, credo che non c'entri assolutamente niente. È un po' come sul territorio nocerino, nel nostro comune c'è stata una vittoria importante soprattutto del sindaco dei consiglieri, cioè delle liste. Non ricondurrei a vicende più generali vittorie o sconfitte, che onestamente non ci sono, insomma. E poi c'è questa storia dell'anatra zoppa, questo è un problema per i sindaci che magari vengono eletti e poi non hanno la forza in consiglio comunale. È un problema, noi ci siamo già passati in questa storia nel 2011 e fu la causa della nostra andata immediata a casa il 20 giugno del 2011 al primo consiglio comunale dopo appena 9 giorni
dalla proclamazione. Intanto, mentre Mercato San Severino e Capaccio Pestum hanno scelto i loro sindaci, Nocera Inferiore, che ha evitato il turno di ballottaggio, non ha ancora il suo governo e bisognerà aspettare ancora altri giorni. L'ufficio elettorale centrale, infatti, avrà bisogno di altro tempo per proclamare i consiglieri comunali eletti. Mercoledì doveva essere il giorno decisivo, ma tutto è stato ancora rinviato ed anche il sindaco è costretto a rimandare la nomina dei suoi assessori. Purtroppo noi stiamo aspettando il lungo lavoro che sta diligentemente e positivamente svolgendo la Commissione elettorale centrale e che quindi deve fare le verifiche, l'ufficio elettorale centrale, sulla rispondenza dei verbali a quanto è stato trascritto. Molte volte ci sono stati errori di trascrizione da parte di coloro che hanno compilato i verbali, quindi proveniente dai seggi, e giustamente la Commissione deve fare una verifica. Questo può variare le posizioni di qualche eletto o non eletto in Consiglio Comunale o di qualche primo dei non eletti, e questo rallenta inevitabilmente il tempo di lavoro per la formazione della Giunta, sulla quale comunque siamo già a buon punto. Ecco, lei continuerà gli incontri in questi giorni, ma ha avuto delle richieste scabrose dai partiti? No, richieste scabrose assolutamente no, anche perché i partiti che sono con noi sanno bene qual è l'impostazione dell'amministrazione, quindi escluderei in maniera assoluta che possa esserci, come dire, una situazione di tal tipo. Quindi davvero, davvero è da ritenere non fondata alcuna forma di chiacchiericcio o di pettegolezzo. Il Partito Democratico sembra che abbia rinunciato alla poltrona di vice sindaco, però chiederebbe due assessorati. È una soluzione immaginabile? Ma è una soluzione che, se trova la praticabilità in termini di spazio in giunta da parte di tutti, è una soluzione immaginabile. Io vorrei però far presente che queste fasi decisionali sono fasi decisionali importanti, delicate, ma che però si debbono svolgere nell'interesse dell'amministrazione cittadina, non nell'interesse dei singoli gruppi politici, perché altrimenti si rischia di non venirne fuori. Ovviamente l'ultima delle cose che consentirei sarebbe questa. Quindi diciamo che slittiamo a fine settimana per avere il governo della città? Purtroppo, indipendentemente da noi, sì. Ma giusto così per immaginare, come mai c'è questo rallentamento? Ci sono stati parecchi, non lo so, degli errori di riscontro delle schede, dei verbali. Qualcuno dice che forse è meglio cambiare sistema, cioè chiudere le urne alle 23 e poi ricominciare la conta la mattina dopo per avere dei presidenti, degli scrutatori più lucidi. Ma secondo me non sarebbe sbagliato, anzi sarebbe auspicabile, perché questo consentirebbe di non avere un lavoro massacrante da svolgere nelle ore notturne, che invece, diciamo, affatica in modo pesante il lavoro degli scrutatori, dei presidenti di seggio, e quindi rallenta tantissimo le attività poi alla fine, perché se il risultato è quello di dover consegnare nel minor tempo i verbali delle operazioni elettorali, ma poi questo minor tempo non porta nulla di guadagnato perché si devono perdere 2-3 settimane per le verifiche, allora diventa davvero complicato. Ed ora parliamo di questo incidente che ha visto coinvolto Domenico Diele, un attore. L'uomo ha confermato di essersi distratto mentre guidava per una telefonata, ma non di essere sotto l'effetto di droga. Ha confermato di essere un dipendente dall'eroina, ma in quel momento non era drogato. Lo ha detto appunto Domenico Diele al giudice, che questa mattina lo ha ascoltato in carcere. Ieri i funerali di Ilaria Di Lillo, la donna morta nell'incidente stradale. Vediamo. Convalidato l'arresto, Domenico Diele resta in carcere a Fuorni con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Il 32enne, volto noto della TV, non avrebbe potuto guidare in quanto la patente gli era stata sospesa e dal momento del tragico impatto era anche sotto effetto di stupefacenti, circostanza questa che ha notevolmente aggravato la sua posizione.
Ora, Diele rischia una condanna esemplare. Non è un caso, infatti, che si stiano muovendo diverse associazioni. Tra queste, l'associazione Sostenitori della Polizia Stradale, che ha dato mandato al proprio avvocato di promuovere la costituzione di parte civile nel procedimento penale per la morte di Ilaria. Non ci sta a sentir parlare di sconti ed attenuanti anche l'avvocato Domenico Musicco, presidente della Onlus Avisl, un'associazione che difende i familiari delle vittime della strada. Nulla però potrà restituire Ilaria ai suoi cari, in particolare al papà, carabiniere in pensione, che dopo la perdita della moglie avvenuta l'anno passato aveva un solo punto di riferimento, la sua figlia 48enne. Una folla commossa e addolorata ha partecipato ieri pomeriggio nella chiesa del Folto Santo nel quartiere di Pastena ai funerali di Ilaria Di Lillo. Una donna socievole e benvoluta, così la raccontano. È stato lo stesso Don Francesco Corralluzzo, durante l'omelia, a ricordare che Ilaria era una donna piena di fede, una persona estremamente buona, animata dal dare e ricevere amore. Sono certo che la mamma Mara, ha dichiarato, oggi accoglie in cielo la sua creatura. Le amiche, poi, ha aggiunto il parroco della chiesa Volto Santo, hanno scritto due lettere accurate, dove la tratteggiano come quella persona che mette tutto da parte per donarsi, per esserci, che anche dopo la perdita della cara madre ha dato anche di più. Don Francesco poi ha fatto suo il pensiero del padre Nicola, animato da spirito di misericordia ma anche di giustizia, senza incappare in sete di vendetta. Sorretto dall'altro figlio Francesco e da sua moglie Anna Maria, l'anziano che viveva con Ilaria nella zona orientale della città ha assistito attonito alla celebrazione. I due, padre e figlia, si sostenevano a vicenda, soprattutto dopo la morte della madre, alla quale Ilaria era legatissima, avvenuta a febbraio dello scorso anno. «Mi hanno rovinato l'esistenza», racconta il padre. «Ilaria era il mio unico sostegno. Adesso io sono finito. Ora ho voglia soltanto di giustizia». E nelle ultime ore ci sono stati altri incidenti stradali, uno per esempio a Polla, dove un'auto si è ribaltata, l'uomo che era alla guida è rimasto ferito, un uomo di 50 anni di Buccino, è risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico, secondo quanto emerso, 8 volte superiore al limite. Ora all'ospedale è stato fermato dall'incidente, sul posto sono arrivati i carabinieri di Sala Consilina. Mentre invece ancora un altro incidente, questa volta sulla Tirrenia inferiore a sud di Salerno, una Smart ha sbalzato in aria uno scooter, sono intervenuti gli uomini della Croce Bianca di Salerno per soccorrere un ragazzo e una ragazza che erano a bordo dello scooter che sono di San Valentino Torio. Lui ha riportato una frattura scomposta al ginocchio e alla tibia, è ora all'ospedale di Battipaglia, per fortuna per la ragazza soltanto delle lievi ferite, ma comunque è stata portata all'ospedale di Eboli per accertamenti. Ed ora parliamo di una rissa che c'è stata questa mattina a Nocera Inferiore, in via Azzori, al quartiere di Capo Casale, una violenta rissa che ha visto coinvolte numerose persone dalle prime notizie per motivi di carattere familiare, insomma sono venute alle mani diverse persone di uno stesso nucleo familiare, almeno da quello che si è appreso sul posto, come vedete anche dalle foto, polizia e carabinieri che hanno sedato gli animi, alcune persone sono state portate in caserma, vicino caserma dei carabinieri per poter essere sentiti, qualcuno di loro rischia anche una denuncia. Ieri vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali della morte di Antonio Attaniese, il militare di Sant'Egidio del Monte Albino, ammalatosi di tumore dopo due missioni in Afghanistan. La questione uranio impoverito resta aperta, ci sono tanti casi come quello di Antonio, anche e soprattutto in Campania, tra le regioni più colpite per l'alto numero di giovani arruolati. Vediamo. Antonio. Tanti giovani morti dopo essersi ammalati in missione,
tanti militari ed ex militari che ancora lottano e combattono. Ieri a Sant'Egidio del Monte Albino, all'esterno dell'abitazione del caporal maggiore dell'esercito morto a soli 38 anni dopo 13 anni di malattia, un tumore contratto dopo due missioni in Afghanistan, compagni di divisa ma anche di malattia ribadivano la necessità di continuare a lottare affinché qualcosa cambi rispetto ai casi di uranio impoverito. Anche in nome di Antonio Attianese, che in questa battaglia ci ha creduto fino alla fine. Lui che è nato e cresciuto in una terra, quella campana, in cui ci sono stati e ci sono ancora tanti casi simili. Tanti Antonio. È stato in eterno silenzio, la storia Uranio nasce dal 2000 più o meno che combattiamo. Devo dire la verità, la prima commissione iniziò bene, poi immediatamente bloccata dalla seconda e la terza. Questa quarta commissione ha riacceso speranze e la quasi certezza di riuscire ad arrivare ad una verità, di riuscire ad arrivare ad una giustizia. Sta andando avanti senza preclusioni, ha prodotto un disegno di legge importantissimo, non a caso viene ostacolato dagli organi istituzionali, però le premesse ci sono tutti, ci sono tutte. La Campania, la Puglia e la Sardegna sono le regioni maggiormente colpite. Qualcuno, inizialmente venivano fuori tanti ragazzi sardi e qualcuno, un ministro dell'epoca, ebbe il coraggio di dire dobbiamo guardare all'interno di una regione se non ci fosse un qualcosa di particolare. Quindi vorrei, e approfitto e vi ringrazio, specificare che se sono tanti del sud, in modo particolare della Campania, della Puglia e della Sardegna, evidentemente sono le regioni con minore opportunità di lavoro. Il militare è anche un'opportunità di lavoro e quindi evidentemente la proporzione gioca sui numeri, anche questi sono fatti. Senatore, lo ricordo con piacere, e con dispiacere ricordo la Mercedes Pacileo, che è qui di Napoli, a due passi, tre bambini, vedova, aiutata dalle associazioni umanitarie, aiutata un po' da noi e anche da altre vedove, abbandonata dallo Stato. Ecco, queste sono le realtà. Guardate, questi non sono ragazzi che cercano soldi, è gente che cerca giustizia e dignità e hanno la bruttissima sensazione che per coprire qualcuno si nascondano le loro tragedie. Vi ricordo che al termine di questa edizione del telegiornale trasmetteremo la trasmissione Focus, che è andata in onda 15 giorni fa, quando appunto ci occupammo del caso di Antonio Attianese. 15 giorni fa la trasmissione fu registrata a casa del soldato che poi è morto, in cui raccontava la sua disavventura. Parliamo ora di droga, perché c'è stato un maxi sequestro al CIS di Nola. La Guardia di Finanza ha trovato 640 kg di stupefacenti provenienti dalla Spagna e occultati all'interno di enormi barili in plastica. Vediamo. 640 kg di droga, in prevalenza hashish e marijuana, sequestrati presso uno spedizioniere operante all'interno del CIS di Nola. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro il carico di sostanze stupefacenti particolarmente ingente con provenienza dalla Spagna, inevitabilmente destinato ad alimentare le numerose piazze di spaccio presenti nell'Interland partenopeo. La grossa partita di stupefacente, sicuramente tra le più consistenti sequestrate negli ultimi tempi, è stata individuata a seguito dell'analisi e dello sviluppo di diversi input informativi provenienti da alcuni reparti della Guardia di Finanza distribuiti sul territorio di Napoli e provincia. Le forze dell'ordine hanno raccolto diversi indizi circa un probabile arrivo dalla penisola iberica di merce illecita attraverso aziende di trasporto operanti nella zona nolana. L'attenzione degli specialisti del gruppo operativo antidroga del GIGO della Guardia di Finanza di Napoli si è concentrata quindi su una società di spedizioni che al momento sembrerebbe del tutto estranea ai fatti, presso la quale erano giunti pochi giorni prima diversi autoarticolati provenienti dalla Spagna con carichi di prodotti eterogenei e mercanzie varie. Una volta individuata la specifica spedizione a rischio tra le numerosissime censite, i militari del nucleo di polizia tributaria di Napoli hanno proceduto all'ispezione del relativo
automezzo all'interno del quale sono stati trovati 8 barili di plastica suddivisi in 2 distinti colli che risultavano caricati nella città spagnola di Malaga. A seguito di un ulteriore esame e di un'ispezione più approfondita sono stati rinvenuti sotto un copioso strato di schiuma poliuretanica normalmente utilizzata per il montaggio di infissi e per la stabilizzazione di tetti e pannelli isolanti diversi involucri sottovuoto contenenti panetti di hashish e sacche di marijuana. La droga sottoposta a sequestro dalla Guardia di Finanza avrebbe portato oltre 2 milioni di euro nelle casse delle compagini criminali che ne gestiscono l'illecito traffico nella fase dello smercio al minuto. E ora parliamo di inquinamento, tutela ambientale, Nocera Inferiore, via Zeccagnuolo, dopo l'intervento della Polizia Municipale per alcune segnalazioni da parte dei residenti per aria praticamente irrespirabile, ora si attendono i risultati dei carabinieri del NOE e il probabile intervento della magistratura. Vediamo. Inquinamento in via Zeccagnuolo. Le lamentele dei residenti sarebbero giunte fino alle scrivanie dei magistrati del Tribunale di Nocera Inferiore. E in attesa che i carabinieri del NOE di Salerno e ordine del Maggiore Ambrosone completino l'indagine che hanno avviato già da qualche tempo, i cittadini di via Zeccagnuolo a Nocera Inferiore al confine con Pagani dicono basta. Non ne possono più, sono rintanati nelle loro abitazioni senza la possibilità, con il caldo asfissiante di questi giorni, di aprire le finestre per far passare un po' d'aria. Sarebbero pronti ad eclatanti forme di proteste se non otterranno risposte celeri rispetto a questa incresciosa situazione che la nostra emittente sta seguendo ormai da tempo dopo le segnalazioni giunte alla rubrica Ufficio Reclami. Andiamo con ordine. In questa zona, via Zeccagnuolo per l'appunto, la Polizia Municipale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi, tempo fa ha svolto 2 diverse operazioni in materia di tutela ambientale, una delle quali riguarderebbe proprio l'immissione nell'area circostante di sostanze che secondo i cittadini potrebbero essere nocive alla salute umana, ma che di certo per ora stanno causando invivibilità, che è sotto gli occhi di tutti, pardon, sotto il naso di tutti. I residenti parlano di polveri che si levano alte da un'azienda che si trova in questa zona di Nocera Inferiore, tanto da non poter neanche mettere i panni stesi fuori dal proprio balcone ad asciugare, mentre altri lamentano una puzza da volta stomaco, una miscela che proverrebbe da una sorta di discarica presente in zona. Ora si attendono i risultati dei carabinieri del NOE e il probabile intervento della magistratura. Ed ora parliamo di incendi boschivi nel periodo estivo, con il caldo di questi giorni c'è stata una giornata dedicata alla formazione e all'addestramento di volontari per non farsi trovare impreparati quando si deve intervenire appunto in caso di incendi boschivi. Ad organizzarla l'associazione Papa Charlie, presenti volontari di pubblica assistenza San Lorenzo e di Corbara. Vediamo. Basterebbe veramente poco per non farsi trovare impreparati quando si è costretti ad affrontare uno dei fenomeni più odiosi dell'estate, quello degli incendi boschivi. Il caldo giugno che stiamo vivendo, con temperature fuori dalla norma, cui però vanno aggiunte le mani di menti criminali, ha provocato già diversi incendi che hanno devastato il verde delle nostre montagne. L'associazione Papa Charlie, in un ampio spazio in località San Lorenzo, anche quest'anno ha organizzato una giornata di prevenzione, formazione e sensibilizzazione sul tema. Insieme ai volontari della pubblica assistenza di Corbara e San Lorenzo sono state effettuate esercitazioni su come intervenire per affrontare le fiamme. Abbiamo fatto un po' di formazione ai ragazzi delle altre associazioni, compreso i ragazzi della nostra associazione, sull'uso delle attrezzature antincendio come flabelli, pale e i mezzi di spegnimento. Questa giornata è stata anche organizzata per sensibilizzare un po' il territorio, un po' tutte le persone, per dare la possibilità alle altre associazioni di fare un po' di prevenzione rispetto all'antincendio boschivo, perché comunque abbiamo visto in questi giorni parecchie montagne dell'Interland sono state incendiate. È stato un vero peccato, anche perché va bruciato parecchio verde e quindi non è una cosa positiva per il nostro territorio. Con questa dimostrazione, mettendo assieme anche
più associazioni. Dimostriamo che gli incendi boschivi, ma in genere le emergenze, si affrontano preparandoci tutti assieme, perché abbiamo sempre bisogno sul territorio che tutto un gruppo di volontari sappia lavorare l'uno a fianco all'altro, anche appartenendo ad organizzazioni e ad associazioni diverse. Ci vuole pochissimo, hai visto oggi, in termini economici zero, quasi zero proprio. C'è bisogno di tanta buona volontà. Io lo dico sempre, ci chiamano molte volte, ci chiamano dai comuni vicignori quando c'è un incendio, quando c'è un allagamento. Noi non sempre possiamo intervenire dappertutto, perché il nostro territorio è questo di Pagani, però un appello lo dobbiamo fare ai sindaci, a chi gestisce o vorrebbe gestire la protezione civile nei comuni vicini ai nostri: si debbono organizzare. Bisogna trovare persone con tanta buona volontà, soldi non ce ne vogliono, quindi questo darà la possibilità di avere nell'intero agro tante persone preparate che in caso di necessità e di emergenza le troviamo tutte pronte e capaci, soprattutto formate per poter intervenire senza recare danni agli altri e senza recare danni a se stessi. I rappresentanti di volontariato delle altre associazioni? Tutti convinti che questi corsi di addestramento e formazione servano davvero tantissimo. Infatti l'abbiamo sperimentato nel corso di questi anni, sia già nell'incendio di Sant'Egidio del 2012, ci siamo stati in prima linea insieme ai ragazzi della Babaciana, nell'incendio l'anno scorso pure siamo stati in prima linea, e sempre grazie a questi corsi di formazione che possiamo intervenire in modo specifico. Non è noioso fare volontariato, cioè non è vero che è noioso, è anche divertente, perché comunque non solo impari cose nuove ma fai anche nuove amicizie. Perché fai volontariato tu? Io principalmente faccio volontariato perché, cioè, inizialmente io c'è un carattere un po' timido e allora vorrei provare a interagire di più con le persone. Poi piano piano ho iniziato comunque ad imparare cose nuove. Ed ora parliamo di nuovo di politica, perché l'opposizione al sindaco di Pagani Bottone vuole vederci chiaro, chiedendo la convocazione di una seduta del Consiglio Comunale che è stata già fissata per venerdì prossimo alle 9.30 per discutere degli argomenti chiesti dai sei consiglieri di opposizione, soprattutto sulla scorta dei fantasmi che aleggiano su alcune scelte delle forze di governo cittadino, frutto della virata data dalla nuova coalizione ed intese politiche nella maggioranza Bottone. Potrebbe infatti farsi concreta l'ipotesi di una nuova forma di gestione del mercato ortofrutticolo di Pagani Nocera. All'orizzonte si profila una privatizzazione della struttura mercatale che dovrebbe essere acquisita al patrimonio dell'ente comunale, appunto, di Pagani. E questo è il secondo punto inserito all'ordine del giorno chiesto dai consiglieri di opposizione. Si preannuncia battaglia in aula, soprattutto da una parte del Partito Democratico che non condivide l'indicazione della maggioranza. Una seduta di Consiglio Comunale dunque calda, quella convocata per venerdì, con la seconda convocazione prevista eventualmente per lunedì 3 luglio. Tra i punti all'ordine del giorno figurano anche il ciclo della gestione dei rifiuti, gli interventi sullo stato di attuazione del parco urbano di Via Ferrante, lo stato di bonifica della discarica in località Torretta di Via Amalfitana, tutti punti che sembrano andare nella direzione impressa dalle nuove coalizioni. L'Assemblea discuterà all'approvazione delle procedure per la dismissione del patto territoriale e di Agroinvest. A Nocera Superiore è iniziato questa mattina il piano di sanificazione dei bidoni della parte dei rifiuti umida. Man mano saranno puliti e disinfettati tutti i contenitori censiti sul territorio, sono circa 1000 da parte degli operatori incaricati dall'amministrazione comunale. Un altro argomento: chef da tutta la Campania si sono dati appuntamento ieri al Castello Medievale di Lettere per la sesta edizione di Cenando sotto un cielo diverso, una manifestazione che unisce l'enogastronomia alla solidarietà. Vediamo. Chef, pizzaioli, bartender riuniti al Castello Medievale di Lettere all'insegna della solidarietà. Tutto questo è Cenando sotto un cielo diverso, manifestazione che ha raggiunto la sua sesta edizione.
molto più che soddisfatta, c'è un bel po' di gente stasera, gli chef sono rimasti tutti quanti contenti perché quest'anno abbiamo molte new entry, nel senso che essendo d'estate magari ci sta qualche chef che è impegnato e niente, ci sono state poi tante altre richieste, quindi di chef nuove che a noi fa piacere comunque inserire, perché è un territorio veramente molto ricco sia di chef che anche di produttori, quindi abbiamo tantissime novità e new entry quest'anno. La centralità dell'evento è la solidarietà e quindi portare visibilità su quello che può essere il disagio inteso in, non solo come disabilità fisica, ma un disagio in generale. Negli ultimi 6 anni con la crisi che ci ha colpito c'è anche un disagio economico, quindi ci sono anche persone che hanno delle difficoltà e anche quello per me è un disagio. E far rete vuol dire unire tutti questi territori, abbiamo veramente un contesto fantastico e cercare di essere uniti secondo me è la strada vincente. L'enogastronomia, punto di riferimento non solo di questo territorio ma dell'intera regione Campania. Abbiamo dei prodotti fantastici, abbiamo una cornice unica al mondo, non dobbiamo avere vergogna di dirlo, e questa sera veramente io faccio i complimenti agli organizzatori, hanno realizzato davvero un qualcosa di magico, io direi di magico, perché uniscono non solo le eccellenze campane, uniscono anche la solidarietà e devolvere l'incasso a persone più deboli, quindi credo sia veramente la strada giusta. Noi siamo dalle 6 qua tutti quanti insieme, da ieri con Alfonsina Longobardi, con tutti i membri dell'amministrazione, con la protezione civile, con la polizia municipale, con tutte le associazioni di volontariato, a far sì che questo diventi un evento che è capace anche di accogliere in maniera diciamo così confortevole tutti gli ospiti che ci hanno fatto visita e che faranno visita. È un evento veramente sentito in maniera particolare anche perché portiamo il nostro territorio. È bello confrontarsi con i colleghi, ritrovarsi e vedere e sbirciare cosa fanno gli altri, anche questo è lavoro, diciamo così. Però la cosa più bella è per la solidarietà, per aiutare persone che sono diciamo meno fortunate di noi. È un incontro tra amici, è un incontro per far del bene a persone che comunque sono meno fortunate di noi, una serata per stare tutti insieme, divertirci, la buona cucina, che dire, è una bella serata estiva da trascorrere in compagnia di persone, belle persone. In un territorio come il nostro che è ricco di prodotti, di tesori, lo sappiamo, non dovrebbe esserci l'approssimazione, cosa fa la differenza? La differenza innanzitutto la fa la materia prima che uno sceglie la mattina di acquistare, secondaria cosa la fa la manipolazione. Io sono dell'avviso che un prodotto buono bisogna metterci poco le mani vicino, se un prodotto è buono e di qualità non c'è bisogno di fare tante estrapolazioni oppure fare tanta di quella fantasia. Ancora un altro argomento, raccontare il proprio anno scolastico attraverso uno spettacolo teatrale, quanto hanno fatto gli studenti dell'Istituto Giovanni Paolo II di San Marzano sul Sarno grazie ad un progetto promosso dalla Olus Il Parco dell'Amicizia. Vediamo. Ciao, sono la scuola e voglio parlarvi della mia vita. Ogni giorno ho ascoltato le vostre lezioni, ho sentito le vostre voci rimbombare e il chiasso durante la ricreazione. Ho visto il vostro cuoricino battere per un'interrogazione e il vostro sorriso per ogni bel voto o complimento avuto. Mi piace essere una scuola perché assisto ogni anno agli spettacoli delle vostre feste. Voi andate via, fra poco mi chiuderanno, arriveranno le vacanze estive. Buone vacanze a tutti voi e fate i bravi, mi raccomando. La vostra scuola. L'associazione Onlus, il Parco dell'Amicizia e l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II Anna Frank insieme per celebrare la conclusione dell'anno scolastico presso il Parco Anatra San Marzano sul Sarno e Scafati. I ragazzi hanno potuto raccontare momenti di vita vissuta tra i banchi di scuola in maniera ironica, allegra, spontanea e creativa attraverso diari, pensieri e disegni. Grazie a sketch teatrali, i piccoli hanno raccontato anche il rapporto con gli insegnanti, condividendo gioie e paure della propria età. Questo momento di festa non è solo un'occasione per assistere alle recite dei bambini, ma un ritrovo per alunni, genitori, nonni ed insegnanti per trascorrere un po' di tempo insieme tra chiacchiere e risate. Stasera è il bilancio sociale di un anno di lavoro. Abbiamo avuto un'offerta bellissima quest'anno,
Noi in genere lavoriamo fortemente con le associazioni del territorio, c'è una grande intesa, in modo particolare appunto con le associazioni che ci permettono di vivere queste manifestazioni al meglio, e probabilmente l'offerta di stasera rispondeva a tutto quello che noi chiedevamo della rappresentazione fine anno scolastico. Il signor Pietro Marsico appunto ci ha presentato un progetto il cui tema era la scuola Maronna Mia, perché appunto la Madonna è il simbolo di questo parco meraviglioso, e l'abbiamo condiviso. La cosa più importante è sempre avere il sorriso dei bambini. Il nostro motto è regalare un sorriso ai bambini, non solo in difficoltà, ma anche ai bambini quando fanno festa, quando c'è gioia, e perché la Madonna che vediamo lì alle nostre spalle possa sorridere con i bimbi che sono puri di cuore. Questa serata nasce da un'idea della dirigente, la dottoressa Emma Tortora, che è veramente una luce particolare per il paese di San Marzano. Fatti tanti progetti, laboratori con la scuola, pensò di poter fare una sera in modo da dare la festa a tutti i bambini e partecipare tutti i bambini delle scuole in un modo gioioso. Avere tutti questi bambini nel parco è una gioia immensa per me, ma mi corre l'obbligo di ringraziare le persone che hanno lavorato, le persone che credono in noi, i nostri sostenitori, che senza di loro non potremmo fare niente, ma urge un ringraziamento particolare alle amministrazioni, tutte le amministrazioni dell'Agrocino Sarnese, che credono in noi e sono sempre presenti per le nostre iniziative. E ora noi ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo la pubblicità, poi la pagina dedicata al calcio, a dopo.